Siamo in diretta live per questo ennesimo appuntamento su Numinosa Coltiviamo Ciò Che è Umano, in compagnia di Stefano Riccesi, Adriana Ercolani e Alessandro Orlandi. Oggi parliamo di ombra e potere, è un appuntamento che avevamo in qualche modo annunciato, declinato chiaramente nel modo in cui la Numinosa lo intendiamo. Quindi diciamo sì, diciamo, attraversando in qualche modo diciamo, una lettura dell'attualità, ma facendoci delle domande e cercando di capire se il potere è visibile sempre e ovunque, se l'invisibilità è necessaria ai sistemi di potere, in che modo noi possiamo essere responsabili, diciamo, o possiamo collidere con questi sistemi di potere, con la loro visibilità o invisibilità. E per questo abbiamo diciamo, invitato i nostri tre nominauti per ragionare su come, come dire, nell'inconscio collettivo e nelle logiche quotidiane ombra e potere si incontrino. E chiaramente lo faremo passando da temi come la storia, la filosofia, la sociologia, la spiritualità, la coscienza critica e tanto altro. Intanto io vorrei presentare brevemente i nostri nominauti per chi non li conosce. È con noi Alessandro Orlandi, che avrete già visto tante volte diciamo, qui su Numinosa, così come Adriana Ercolani e Stefano Riccesi. Alessandro Orlandi è un matematico, un museologo, un musicista, un saggista ed è l'editore della Lepre Edizioni. E ha pubblicato numerosi articoli e testi riguardanti la matematica, la museologia e la storia delle religioni. È con noi Adriana Ercolani. Romano di Roma, è divulgatore culturale e critico letterario e si occupa, diciamo, con grande attenzione e trasversalità tra le altre cose, perché in realtà è assolutamente un, diciamo, poliedrico anche lui, dei rapporti tra filosofia orientale e occidentale. Ed è con noi Stefano Riccesi, filosofo, libero ricercatore, cofondatore dell'Associazione Artemia, si occupa di naturopatia. La sua ricerca si sviluppa in territori esoterici e sapienziali e diciamo, ha un occhio di, diciamo, tiene in grande considerazione e si occupa dell'approfondimento, dello studio e dell'insegnamento della medicina tradizionale occidentale, in particolare della medicina di Paracelso. Innanzitutto, benvenuti a tutti. Grazie mille. Io vorrei prendere un secondo per diciamo, fare arrivare tutti i nostri amici che erano diciamo, in attesa di raggiungere l'evento qui su Zoom e in qualche modo comincerei a come dire, farvi delle domande. Vediamo se, ecco, scusatemi, silenzio, silenzio, diciamo, chi è appena arrivato. Dunque, volevo cominciare a ragionare con voi. Ho fatto una breve premessa sui temi che affronteremo questa sera. Potrebbe sembrare un argomento un po' fuori dalle corde di Luminosa, scopriremo che non lo è. E avrei una prima domanda, diciamo una domanda a questo punto per Alessandro. Vorrei chiedere ad Alessandro di delineare appunto il terreno sul quale noi affronteremo questo appuntamento, quindi in quanti modi si può guardare al potere e alla sua ombra. Ci possiamo chiedere in qualche modo se il potere risiede sempre nell'essere visibile, quindi visibile sempre e ovunque, e quindi possiamo immaginare che avere potere significhi anche avere un'immagine, cioè quindi conquistare un'immagine sempre visibile, oppure è vero anche che l'invisibilità è un nutrimento primario per i sistemi di potere. Insomma, rispondi, diciamo, aiutaci a capire se il potere è e deve rimanere opaco per essere tale. Allora, prendo l'aratro e cerco di preparare il terreno, come detto. Se volessimo dare una definizione astrattissima di potere, il potere è la possibilità di trasformare le proprie intenzioni in realtà. Ed è possibile guardare al fenomeno potere in moltissimi modi. Ne cito alcuni tra quelli che sono stati sperimentati nei secoli, insomma. Bertrand Russell, per esempio, ne fa, nel suo libro Il potere, ne fa una forma di energia paragonata a quella in fisica e quindi traccia una sorta di legge di conservazione del potere che tende a conservare se stesso. Elias Canetti, in Massa e potere, ne fa un'analisi puntuale in vari contesti, partendo
parla di potere e sopravvivenza, di potere come uno strumento per vincere la morte, quasi, per illudersi di vincere la morte, delle forme del comando, dell'uso del corpo nel potere e delle degenerazioni del potere, della paranoia e del delirio di onnipotenza. Con un approccio completamente diverso, l'etologo Richard Dawkins, nel Gene Egoista, invece, sostiene che in realtà ci sono dei nuclei organizzatori, che sono le idee che si propagano da una generazione all'altra, e che lui chiama i memi, che camminano sulle gambe degli uomini che interpretano quelle idee e che sopravvivono per generazioni e dilagano attraverso gli uomini che abbracciano quelle idee. Eric Fromm, invece, in Anatomia della distruttività umana, studia le degenerazioni del potere, in particolare quello che lui chiama il carattere sadico-anale, fa un'analisi di Hitler in particolare. E poi ci sono forme di potere che non sono necessariamente legate al denaro, al sesso o all'economia, ma a un percorso spirituale, e voglio alludere quindi per esempio agli Yoga Sutra di Patanjali e al fatto che per proseguire in un percorso spirituale un uomo deve rinunciare alle forme di potere che sorbono durante questo suo percorso. E per dissodare il terreno, appunto, a me sembra utile chiedermi il cosa, il come e il perché del potere, e come cercherò di spiegare adesso, l'approccio più utile mi sembra quello del perché. Il cosa del potere sono la descrizione delle forme che il potere può assumere, quindi politico, economico, religioso, spirituale, militare, intellettuale. C'è anche un potere inerziale, quello che si eredita attraverso il solo fatto di far parte di una casta o di una data famiglia. Poi c'è il potere mediatico, gli ultimi epigoni di questo potere sono i cosiddetti influencer. C'è il potere psichico dell'uomo sull'uomo o di un singolo uomo sulle masse, ci sono le possessioni. Come dicevo, questa forma di approccio a me non sembra solo descrittiva, non sembra troppo utile. Il come è già più promettente ed è chiedersi con quali mezzi e dinamiche viene esercitato il potere e quali effetti produce su chi lo subisce. Quindi abbiamo la forza bruta e la coercizione che fanno leva sulla paura e la debolezza, il denaro e l'economia, il potere economico, che fanno leva sui desideri indotti, l'avidità e anche sul bisogno, naturalmente. Poi c'è il far leva sul sesso e sul bisogno di essere amati. E poi c'è il potere delle organizzazioni religiose che ci narrano un Dio che, secondo la narrazione, è un antidoto alla morte, alla paura della morte. E poi ci sono delle narrazioni politiche con cui tutti siamo a contatto, che fanno leva sulla sofferenza, sulla paura, la frustrazione, l'odio per il diverso. Comunque queste forme di potere prevedono la creazione di narrazioni, di immagini, di forme pensiero che esercitano una persuasione palese o occulta facendo leva sulla psiche delle persone, sui bisogni e sui timori, spesso timori indotti, attraverso l'uso dei media. Potrei citare, per esempio, a proposito del potere politico, e del fatto che il potere ha bisogno di un'immagine, di un volto che deve essere o temuto o amato, e però quel volto è il bersaglio apparente. Poi in realtà il potere si serve di strumenti che devono rimanere incogniti, che devono rimanere sotterranei, perché se se ne svela il meccanismo, questo meccanismo perde di efficacia. Si veda, per esempio, il lavoro che faceva in varie realtà europee o internazionali Cambridge Analytica, intervenendo con dei bot, con dei falsi profili sul profilo delle persone che volevano che voleva che si votasse che si voleva votassero nel campo opposto a quello oppure non votassero affatto, e influenzandole massicciamente con dei falsi messaggi. E
Quindi nell'esercizio del potere sono insite sia l'idea di ombra e di invisibilità che quella di creazione di un'immagine, di un volto ufficiale che tutti possono amare oppure temere. Però questa seconda approccio al potere, che è l'approccio del come, è un approccio che si può affrontare con strumenti convenzionali, cioè con gli strumenti della sociologia e delle scienze politiche, cominciando da Montesquieu, Tocqueville e finendo alle più moderne teorie riguardanti le scienze politiche e la sociologia. L'approccio che invece a me sembra più interessante è il perché, cioè quali sono le motivazioni di chi esercita il potere, e questo approccio è più promettente perché consente di avviare una trasformazione in chi esercita il potere e anche in chi lo subisce, reso possibile dalla consapevolezza e dalla possibilità di utilizzare quegli strumenti che il patrimonio spirituale dell'umanità e di tutte le tradizioni umane ci mettono a disposizione. Quelle tradizioni hanno le parole per dirlo e la lente di ingrandimento per riconoscere il meccanismo. Laddove invece la sociologia, le scienze politiche o la descrizione delle forme del potere non possono arrivare. E quindi io mi ricondurrei sul perché alle tre forme di energia che sono previste dalla tradizione induista, che sono la tamasica, la rajika e la sattvica. La tamasica, l'energia tamasica è quella dominata dalla paura, dalla frustrazione, dall'inerzia, dal desiderio di conservare l'esistente, opporsi ai mutamenti, dalla rivalsa, dall'avidità, dal desiderio di controllo anche sadico sul prossimo. L'energia rajika, invece, è legata soprattutto all'azione, quindi alla volontà di sedurre, al desiderio di compiere imprese che restino nella memoria collettiva, al desiderio di essere amati, al desiderio di sconfiggere la morte. Infine, l'energia sattvica, che è il tipo più alto di energia, è mossa dalla ricerca di un'armonia tra il microcosmo personale e il macrocosmo e da una ricerca di percezione dell'ordine universale e di riproduzione, di armonizzazione di sé con quell'ordine universale. Quindi nel primo tipo di energia, le persone che esercitano potere, dominate dal primo tipo di energia, cioè da quella tamasica, esercitano un potere coercitivo e tendono a un cieco controllo di ciò che li circonda per ottenere gli obiettivi voluti. Invece, un approccio più legato all'azione, all'entusiasmo e sempre al controllo attraverso questo strumento, quindi a uno strumento più guerriero, è quello legato all'energia rajika, mentre nell'energia sattvica prevale un'idea che è andata molto fuori moda, che è l'idea di servizio, cioè chi è dominato da un'energia sattvica e gestisce un potere si mette al servizio dell'istituzione, dell'obiettivo, della comunità che gli ha delegato questo potere, eccetera, e interpreta questo potere come un mero servizio. Quindi, in definitiva, il potere in ogni sua estrinsecazione si avvale di forme pensiero con cui colonizzare, plasmare il mondo, controllarlo. Tuttavia queste forme pensiero possono essere benefiche oppure possono essere malefiche e più queste sono malefiche, più il potere ha bisogno di un fantoccio, di una finta immagine, di un bersaglio, che è l'immagine che il potere dà di sé alle masse, su cui le masse possono riversare il loro amore o la loro paura. Dico infine due parole sull'ombra. E appunto per questo il bagaglio della storia delle religioni e dei cammini spirituali percorsi dall'umanità, che l'epoca moderna sembra aver gettato alle ortiche, può fornirci gli strumenti più utili per intervenire su questa forma più subdola del potere. Abbiamo detto che il volto del potere dà di sé una descrizione che non corrisponde necessariamente alla realtà. Allora termino questo mio primo intervento citando come gli antichi greci affrontavano il tema del potere
che lo affrontavano attraverso la tragedia e lo affrontavano attraverso la commedia in due modi diversi. Chi esercita il potere in maniera disarmonica, quindi dominato dall'energia che abbiamo chiamato tamasico, da quella che abbiamo chiamato rasica, è dominato dalla ibris e quindi infligge all'ordine cosmico qualche forma di ferita prima o poi. Nella tragedia l'eroe era chiamato a prendere su di sé, specialmente in Eschilo, sulle sue spalle, sulla sua persona, questa disarmonia, questa ferita cosmica e a risanarla per il beneficio della comunità, spesso rimettendoci le penne, bisogna dirlo. Mentre nella commedia veniva messo in luce la discrasia che esisteva tra la descrizione che il potere dava di sé e invece la realtà del potere, l'ombra del potere. E questa cosa noi la facciamo oggi attraverso la satira, il riso, il senso del ridicolo. Il senso del ridicolo è una capacità di doppia vista, di sguardo strabico sul mondo, sulle cose, che ci fa vedere sia come le cose vorrebbero apparire, sia come esse in realtà sono. Come diremo alla fine, parlando dei possibili antidoti alla situazione attuale, sono due strumenti, tragedia e commedia, ancora molto validi per affrontare il potere. E comunque più l'energia che si esprime attraverso il potere è bassa, primaria, primitiva, legata all'ego selvaggio, più è necessario smascherare e affrontare il potere in se stessi e negli altri attraverso gli strumenti di cui parleremo alla fine quando parleremo degli antidoti. E qui non vedo l'ora di cedere la parola a Adriano e a Stefano. Non so se ci sono, diciamo, i commenti su questo intervento. Spezziamo un po' anche il loro intervento, no? Allora facciamo così. Io direi a questo punto che... Poi li può scrivere tra l'altro di là e poi rispondiamo alla fine. Sì, questo lo ricordiamo a chi ci sta seguendo dalla diretta live su Facebook o su Zoom, che tutte le domande ai nostri illuminati possono essere fatte o nella chat dei commenti della diretta Facebook, oppure qui in chat su Zoom, oppure potete sbloccare il vostro microfono a fine intervento, alzare la manina e porre la vostra domanda. Io proverei a questo punto a chiedere a Stefano Riccesi, diciamo provando un po' ad allargare questa, no, questa discussione, questo campo di analisi di questa sera. In qualche modo i sistemi di potere sono finalizzati al loro perpetuarsi, no? In qualche modo anche noi siamo sostanzialmente responsabili del potere che abbiamo contribuito a creare. Cioè, questa è una, diciamo, sembra un'affermazione, ma in realtà è una domanda. E poi in realtà volevo chiederti quanto siamo condizionati tanto da sentire il bisogno di essere rassicurati dall'ala protettiva del potere, nella sua declinazione politica, nella sua declinazione economica o addirittura spirituale. Cosa ne pensi? Dunque, siamo, penso, fortemente condizionati, al punto tale che siamo noi stessi a generare quella quantità di energia emozionale, ma anche biologica, di cui il potere ha bisogno per essere, per esistere. Tu lo definisci i sistemi di potere come sistemi che si autoperpetuano, ed è questo che sono effettivamente, funzionano esattamente come le antiche tradizioni descrivono i demoni, no? Ovvero entità di natura innanzitutto psicologica ed energetica che assumono una forma propria, ma si alimentano dei soggetti dai quali sono scaturiti. La caratteristica di questi demoni è quella di poter crescere, di potersi rendere indipendenti dalla volontà dei soggetti e di potersi aggregare in demoni ancora più grandi, in enormi e complesse forme pensiero, ma la loro alimentazione, il loro serbatoio, siamo noi. E com'è che noi lo diventiamo? Lo diventiamo e lo siamo nel modo che è stato, secondo me, descritto, sempre denunciato, direi magistralmente, da Jiddu Krishnamurti, ovvero attraverso il fatto che la nostra psiche
per quanto non riusciamo ad accorgercene mai abbastanza, è letteralmente costruita, strutturata sulla dipendenza. Se noi osserviamo i nostri processi, il nostro processo interiore in qualsiasi momento, noteremo che siamo sempre alla ricerca di una relazione di rassicurazione. Attraverso una dipendenza che sia relazionale, una dipendenza che sia da un dispositivo, una dipendenza inerente alla soddisfazione dei nostri bisogni primari, una dipendenza legata all'immagine di noi stessi che vogliamo o difendere o costruire, noi siamo sempre separati da noi stessi e alla ricerca di qualcos'altro. Questa profonda divisione, questa mancanza, questo senso strutturale di mancanza e di angoscia ci rende estremamente deboli, estremamente fragili, estremamente vulnerabili, poiché sostanzialmente esprime una mancanza di fiducia in sé e quindi, poi spero di poterlo spiegare meglio, nel sé, nel nostro sé, diciamo, più profondo, più sacro. Questa mancanza di fiducia si può manifestare sia come effettiva insicurezza, provvedete a me, salvatemi, salvami, dammi ciò che io non ho, oppure può diventare una forma paradossale di finta sicurezza, no? E quindi diventare un motore di controllo. Tuttavia, ha comunque la stessa identica radice psicologica. Questo processo è scritto nei circuiti del nostro cervello ormai da migliaia di anni. Ed è per questo che si può dire che noi nasciamo nello stesso clima, nella stessa atmosfera che offre ai sistemi di potere il loro nutrimento e la loro occasione di essere. Poiché noi siamo divisi e poiché noi non siamo in possesso della consapevolezza del nostro potere creativo, abbiamo bisogno di qualcosa che lavori per noi. Quindi noi stessi siamo la causa principale del perpetuarsi di sistemi che certo a un certo punto diventano molto più grandi del singolo individuo, ma che però comunque hanno radice in un unico processo che è lo stesso per ogni individuo al mondo e per ogni individuo nel tempo. Quindi questo assume varie fisionomie, i termini della rassicurazione possono essere nell'idea che ci sia una struttura politica buona che si occupa di noi, una struttura sanitaria che ci salvi la vita, un insieme di scienze e conoscenze provvidenziali e onnipotenti che ci dicano cosa fare ogni volta che siamo in difficoltà. Una sequela di specialisti di ogni sorta che ci devono insegnare come essere, no? La cosa prende tantissime forme e questo è il terreno ideale di coltura per tutti quei germi invisibili o visibili, che muovono coloro che hanno bisogno, di nutrirsi di noi. E questi coloro possono essere demoni invisibili o persone visibili attraverso le quali i demoni si incarnano e prendono forma. Ma la struttura occulta, potremmo dire, del potere, il suo terreno è questo. Ora, questo ha radici, antichissime. Se dovessimo risalire indietro nel tempo, probabilmente non riusciremmo a trovare, se non nelle narrazioni utopiche, diciamo, un momento in cui non è stato così. Però ogni epoca ci dà l'occasione di rivedere questa sfida e di operare questa trasformazione che è simultaneamente individuale e collettiva. Ed è veramente illusorio tracciare una separazione tra universo interno e universo esterno, perché i due mondi sono interdipendenti e si nutrono l'uno dell'altro. E quindi fondamentalmente potremmo dire che il potere è l'ombra del nostro potere creativo, il potere che è dominazione è l'immagine ferita, la perversione del potere creativo che noi rinunciamo a riconoscere in noi stessi. Questo potere di creare, che attiene a,
la prima definizione di Alessandro, quindi la possibilità di operare un'intenzione di servizio, un'intenzione costruttiva e di poterla tradurre in azione, questo potenziale esiste, anzi io direi che grida, soffre nelle nostre stesse cellule per essere riconosciuto, e lo fa in tantissime maniere e riguarda la totalità di quello che siamo, riguarda la profonda saggezza della mente che sa organizzare se stessa, la profonda saggezza del corpo che sa controllare una quantità incalcolabile di processi in ogni istante che nessun computer, nessuna mente umana potrebbe con la sua intelligenza rendere così perfettamente efficaci. Quindi parlo di una saggezza, di un'intelligenza cellulari, strutturali, che appartengono a quel nucleo invisibile che tesse le fila del nostro psicosoma e che è frutto di millenni di evoluzione biologica e senza il quale noi non saremmo in grado neanche di aprire gli occhi la mattina e di svegliarci. Noi siamo questa meraviglia della natura, o se vogliamo dirlo con un altro linguaggio, dello spirito, no? Dello spirito universale. Una meraviglia che però non conosciamo, una meraviglia che non esprimiamo, una meraviglia che non riusciamo a celebrare e anzi, verso la quale abbiamo una paura tale che cerchiamo costantemente strumenti per dominare le nostre emozioni, dominare il nostro corpo, modificare le nostre reazioni, perfezionare il nostro aspetto, no? Violando continuamente, ferendo continuamente quella sacralità che è la nostra natura intrinseca, quel darsi da sé di cui parlavano i taoisti. Quindi il lavoro, diciamo, che fa da contraltare, questo magari lo riprenderò dopo, però è importante accennarlo, al potere è la scoperta di questa intelligenza che si auto-organizza e che noi possiamo testimoniare in qualsiasi istante, perché senza questa intelligenza io non potrei stare parlando, voi non potreste stare ascoltando. Se il nostro cuore non sapesse come battere, la nostra vita non durerebbe più di 5 minuti. Questo è il sé, l'espressione individuale, psicobiologica dell'intelligenza universale, dell'anima del mondo. E questo è estremamente eretico. È una posizione estremamente radicale perché va contro a tutta quella che è la visione, potremmo dire, tecnologica, meccanicistica, che ha lo spirito di questo tempo e nella quale siamo forgiati, per cui tutto deve essere fondamentalmente forgiato dal nostro arbitrio e secondo il nostro arbitrio, a partire da come funziona la nostra salute e da come funziona la nostra biologia. Quindi c'è questo, potremmo dire che la libertà dell'essere e il potere ingaggiano sempre una battaglia, prima di tutto dentro noi stessi. E questa stessa battaglia può avere una sintesi, può avere una trasmutazione se noi andiamo a riconoscere ciò di cui siamo figli, un qualcosa che nasce, ci attraversa e ci oltrepassa e che costituisce la radice, la linfa che ci alimenta e non qualcosa che noi dobbiamo mandare avanti con i nostri sistemi, con le nostre regole, con le nostre morali. Qui una tradizione che è stata lucidissima è stata quella taoista, che ha una critica al potere nelle sue varie forme straordinaria e che fondamentalmente oppone la miseria dell'uomo di potere che si nutre, si alimenta, mendica fondamentalmente la vita succhiandola agli altri esseri, la pone a quella del saggio, la cui qualità primaria è quella di lasciar scorrere e lasciarsi scorrere da sé in un flusso che non è caos, in un flusso che non è disarmonia o disorganizzazione, ma che è musica, che è armonia profonda. Ed è lì che sta la chiave. Finché questa sacralità cade in ombra, il potere ha potere. E qui temporaneamente mi fermo in modo tale da vedere poi insieme come potremmo sviluppare ancora questo filo. Eccomi.
Ok, Giorgia, ti stavo ripassando la parola, ma ti ho vista in Sono quell'istante qua, sono qui. scomparire. Sono qui, oggi la connessione fa cose bizzarre. Volevo a questo punto coinvolgere Adriano. Qui diciamo Eccoci. siamo ad una riflessione tutta italiana. Dimmi tu, so che ci sono delle immagini che possiamo proiettare. Adesso io intanto apro diciamo a questo tema che guarda l'argomento di ombre e potere ancora in un altro modo, diciamo in un modo differente. In Italia lo sappiamo, ci sono tanti misteri irrisolti, no? Che sono relativi ad alcune delle pagine più nere della storia recente. In qualche modo questo alimenta l'idea che dietro questi misteri ci siano delle strategie di potere, alimenta una dietrologia che evoca un deus ex machina, fantasmagorico. Insomma, ci sono molte teorie fantasiose che vengono alimentate, no? Da questi fatti di cronaca che non si sono mai chiariti. Ora, questo succede perché non si è voluto individuare sul piano della realtà in qualche modo i responsabili di certi crimini, che quindi hanno alimentato a loro volta l'idea dell'impunibilità del potere, no? Ora, c'è un'alternativa al complottismo che rappresenti un'integrazione del principio di realtà? Possiamo dire che il potere è tale anche grazie a chi ne è privo? E infine, come si fa a non finire vittime di uno storytelling che è forzato e manipolato? Allora, ovviamente sono temi che quotidianamente coloro che mi seguono e sono presenti sanno che affronto in varie forme, è appunto un tema infinito su cui le migliori menti della nostra generazione, per citare Ginsberg, si stanno scervellando, quindi ovviamente non potremmo dare una risposta immediata e vincente, però una cosa che possiamo fare, se siete d'accordo, è appunto fare una breve carrellata di come nella storia della letteratura veramente sintetica, andando per flash e prendendo anche esempi dal cinema italiano che affrontano proprio quel tipo di trame occulte. Io, guarda, per rispondere subito alla tua domanda, poi magari ne parliamo in maniera più dettagliata dopo, posso dire soltanto che quelle che una volta erano le parti politiche che facevano i complotti, adesso sono quelle che seminano le teorie complottistiche, quindi stiamo a una fase ulteriore di manipolazione. Comunque, parlando di ombra e potere, se vuoi possiamo cominciare a mandare le immagini. Allora, Ovviamente, mostro. Alessandro ha citato Eschilo, tutti i grandi autori della storia della letteratura hanno affrontato il tema del potere, chi in maniera più luminosa e numinosa, chi in maniera appunto più consapevole dell'oscurità. Il grande Shakespeare, questo vabbè, è il famoso incontro all'inizio del Macbeth, tragedia della maturità shakespeariana, appunto l'incontro di Macbeth proprio con l'ombra, cioè con le tre streghe. Sappiamo che le streghe all'inizio del loro sortilegio sanciscono una sorta di capovolgimento di Kalos Kayagadas, perché dicono brutto è bello, bello è brutto. Quindi io metto queste immagini soltanto come input, cioè il Macbeth di Shakespeare è un'opera che sicuramente affronta in maniera classica quello che è l'incontro con la propria ombra e come la propria ombra, una volta che viene condotta al potere, ci divora e conduce alla tragedia e alla distruzione. Andiamo avanti. Ecco. Aspetta che arrivo. La tecnologia stasera non è felice, io lo ripeto. Appunto perché stiamo lottando contro il potere, no? Quindi è ovvio che se hanno ragione i complottisti, i poteri forti non vogliono che noi diciamo queste cose. Anticipo che la prossima immagine sarà tratta invece da Re Lear, che è una tragedia precedente di Shakespeare, più o meno 1606, 1605, 1606, e in Re Lear, che è un'altra tragedia che rappresenta appunto la dialettica tra potere e follia, c'è una scena molto significativa, che è quella in cui appunto il re che sta diventando pazzo incontra il fool, il buffone di corte, e il buffone di corte è proprio colui che
nelle opere shakespeariane è destinato a rivelare la verità, d'accordo? E appunto il buffone è colui che induce il re sulla soglia della follia al disvelamento, alla consapevolezza delle trame oscure che sono dietro appunto la vicenda di Yelir. Nel Macbeth avevamo invece la figura del portiere, che appunto, diciamo, Shakespeare è pieno di immagini iniziatiche, è colui che è il guardiano della soglia, no? Quindi proprio ha un ruolo simile per certi versi al full shakespeariano. E poi c'è, cioè è un full shakespeariano a tutti gli effetti. E poi l'altra grande tragedia è il Riccardo III. Il Riccardo III di Shakespeare è un'opera che invece mette in scena l'ossessiva l'ossessivo perseguire attraverso una appunto un complotto ordito in maniera satanicamente astuta la presa del potere, quindi il potere diventa anche dominio emotivo, psicologico e sessuale. Io vado avanti come se non ci fossero le immagini, ok? Immagino adesso. Adesso non le vediamo, io non le vedo. Ah no, Adesso io sì, questa è l'immagine di Elia che abbiamo commentato, appunto, la scena, una delle scene madre della tragedia, in cui appunto nella tempesta, non a caso un'immagine chiaramente allegorica, il buffone rivela al re, gli dice che in realtà il matto è lui, non il buffone. Poi appunto, parlando delle versioni moderne delle tragedie shakespeariane, sicuramente Carmelo Bene è uno degli interpreti più geniali, anche diciamo genialmente eretici. Questa immagine che adesso noi vediamo è una risposta invece alla domanda provocatoria, se vogliamo, che mi è stata posta, provocatoria nel senso che provoca un dibattito. Questa immagine è tratta da Todo Modo, che è un film del 1976. Di Petri, un film in cui appunto uno straordinario Gian Maria Volonté interpreta il vertice della Democrazia Cristiana, cioè Aldo Moro, e il film è così straordinariamente lucido da divenire profetico in una maniera inquietante, perché 2 anni prima del celebre rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, in un certo senso si inscenava una sorta di processo alla DC e al vertice della DC, appunto rappresentato da Aldo Moro. Questo ha fatto anche sì che il film venisse completamente rimosso dalle sale cinematografiche, purtroppo. Ma come si vede in questa scena, Todo Modo, ispirato da parentesi al grande Sciascia, rappresenta una sorta di folle introspezione, di dissennato tentativo di purgazione quasi da penitenti medievali da parte appunto dei vertici del potere per espiare il loro peccato primordiale del potere. Possiamo andare avanti? Citavamo prima Carmelo Bene. Carmelo Bene ha interpretato nella sua vastissima carriera nel 1972 un film tratto questa è sempre Gian Maria Volonté, questa invece è Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto, questa è la famosa scena Panunzio, Panunzio. Prima parlavamo appunto del rapporto tra complottismo, no? E l'incapacità di comprendere, anche di decostruire i messaggi. In questo film Gian Maria Volonté incarna meravigliosamente la caricatura del potere poliziesco. E c'è un celebre monologo sulla repressione, in cui lui appunto fomenta le forze repressive, ed è un film di violenta denuncia e di violenta satira nei confronti dei meccanismi del potere repressivo, e gli estremisti di destra degli anni 70 lo vedevano come un idolo, non capendo che invece era un film fatto contro. Andiamo avanti. Se riusciamo, se no altrimenti procedo anche senza immagini, non è un problema. Dicevamo Carmelo Bene. Io la vedo, tu la vedi? Io Adesso sì, adesso vediamo Charlie Chaplin, che è il grande dittatore. Charlie Chaplin, grande dittatore. Questa scena iconica, fine 1940, che
Adesso a vederlo sembra un po' retorico, ma in realtà è stato il primo Charlie Chaplin a denunciare a livello mediatico mondiale che Hitler è un pazzo, e questa scena celeberrima appunto rappresenta l'incosciente gioco del potere che pensa di poter giocare col mondo come un giocattolo. Viene in un certo senso, può essere in un certo senso accostata a quella appunto dell'interpretazione del Macbeth di Carmelo Bene, in cui Carmelo Bene faceva lo stesso gioco, però con la corona. Quindi col simbolo stesso del potere. Andiamo avanti. Io la vedo. Sì, adesso vediamo Charlie Chaplin. Non so se si vede l'immagine successiva. Io già vedo la successiva, non so se c'è un delay, evidentemente. Ok, comunque dicevo, parlando di Carmelo Bene, della Salomè di Carmelo Bene, che in realtà è tratta da un dramma di Oscar Wilde, che tra parentesi non fu rappresentato per decenni. In Inghilterra, perché appunto c'era stato il grande scandalo che aveva portato poi all'arresto di Oscar Wilde. Sappiamo tutti, credo, la storia di Salomè e di Giovanni Battista e della promessa a Erode, e c'è questo monologo finale straordinario. Questo appunto è il Macbeth di Carmelo Bene, quindi il volto deformato proprio dal terrore di aver incontrato la propria ombra, di aver condotto al potere, di aver incontrato l'abisso della propria ombra, perfettamente rappresentato da Bene. Io vorrei concludere il mio intervento, se siete d'accordo, se è possibile, vedendo soltanto un frammento, lasciando perdere la Salomè di Carmelo Bene, che è un discorso molto complesso, ma che è appunto è un monologo straordinario, finale, e invito chiunque abbia desiderio a riscoprirlo, a vedere, dura 1 minuto e mezzo circa. Il monologo invece tratto dal film di Paolo Sorrentino del 2008, Il Divo, il monologo di Giulio Andreotti. E perché ho voluto mettere questo monologo? Perché probabilmente l'unica volta che Giulio Andreotti ha perso le staffe nella sua carriera, ne ha viste di tutti i colori, è stato proprio quando ha visto Il Divo. Si è alzato durante questa scena dicendo: "Non è vero, io non sono così cattivo." Quindi ha proprio visto l'ombra del suo potere. Se riusciamo a vederlo, è un monologo di circa 1 minuto e mezzo, in cui c'è esattamente, come dire, la possibilità di contemplare. Se non riusciamo adesso, possiamo anche vederlo dopo, ti mando il link, non è un problema. E è esattamente la rappresentazione di quello che diciamo prima, cioè del potere che. Tu lo Come vai un a ruolo, esatto. lo Il vai Divo a Andreotti e l'uso del potere. Lascio la parola a lui. E ho terminato. C'è un po' di rallentamento. Non so se vediamo se funziona. già andato a cercare il verano. Si passeggiava e uscissi in quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno, non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e Non si riesce a sentire, va bene, non fa nulla, penso che è una scena abbastanza famosa e possiamo anche recuperarla in seguito mandando il link, non è un problema. Niente, io purtroppo concludo appunto. stasera non ci aiuta la No, ma connessione. non, Piace guarda, io molto. non è un problema perché siamo in un paese in cui se piove salta la linea internet, quindi non è certo colpa nostra. Brevemente, visto che non abbiamo potuto ascoltare in 10 secondi. In questa scena, che è una sorta di visione onirica, non è la realtà, Andreotti confessa, diciamo, la responsabilità per tutti, appunto, i complotti, per tutte le stragi, per tutti i segreti di Stato. Ovviamente, durante la visione privata del film, il vero Andreotti si è alzato in piedi furioso, e questo rappresenta appunto l'incontro, secondo me, proprio del potere con la propria ombra. È stato molto interessante vedere come l'unica volta che un uomo che ha
detenuto il potere nel dopoguerra, durante la guerra fredda, si sia arrabbiato, è stato proprio davanti a una rappresentazione cinematografica della propria proiezione. E quindi, insomma, grazie. Mi dispiace ancora se non siamo riusciti ad avere una fluidità delle immagini stasera. Io vorrei passare alla domanda conclusiva che in realtà porrei a tutti e tre. Dunque, in realtà la domanda conclusiva si presta anche questa a diverse interpretazioni e soluzioni, perché chiederò a ognuno di voi di suggerire alla fine qual è l'antidoto. Dunque, una delle caratteristiche più strane della civiltà occidentale è il rifiuto a pensare e a sentire in termini di processi ciclici. Di fatto, lo abbiamo già sentito, è un termine al quale siamo abituati, stiamo vivendo un'epoca di conflitti, di ignoranza spirituale, che vengono rappresentate come manifestazioni del Kali Yuga. A questo termine siamo abituati, riferendoci ad una visione orientale anche del tempo. Quindi un'epoca oscura. Ora, le moderne democrazie sono in pericolo? È la prima domanda. La seconda è: i meccanismi di formazione del consenso si sono pervertiti? Quindi essere consapevoli di questo, non potrebbe farci mettere il senso di questo tempo e le sue difficoltà in una prospettiva diversa? E infine, quali potrebbero essere gli antidoti alla situazione che avete descritto questa sera e che abbiamo, diciamo, disseminato fino a questo punto? Partirei da Alessandro, così ricominciamo il nostro giro nello stesso modo. Devi sbloccare il tuo microfono, Alessandro. Alessandro. Ecco, dovrei essere... Ripartirei dal mondo antico per passare al mondo moderno. Nelle iniziazioni del mondo antico lo scopo sull'anima era quello di far passare l'individuo dalla percezione del proprio bios, della propria esistenza individuale, a quella della zoe, della corrente indistruttibile della vita. La cosa che ci si avvicina di più laica e moderna è l'idea di servizio. L'idea che se una persona viene eletta in un'elezione e viene messa là per rappresentare la comunità che l'ha votato, quello è al servizio di quella comunità, non è al servizio di se stesso, è stato premiato per cui può fare quello che vuole. Però questa cosa deve essere una conquista dell'anima, non può essere una conquista dell'individuo. E porta con sé l'idea di servizio, l'idea che si passa dal proprio destino personale, dal proprio successo personale, al fatto che si è al servizio di una comunità e in ultima analisi della corrente indistruttibile della vita, porta con sé anche la ricerca dell'armonia tra il proprio microcosmo interiore e il macrocosmo, quindi per esempio i problemi del clima, dell'ambiente, che molti politici si ostinano ad ignorare. E quindi intanto i rimedi, intanto l'educazione che si dà a scuola dovrebbe privilegiare l'idea di servizio, non dicendo che chi serve, chi si mette al servizio è uno sfigato, ma che è l'obiettivo supremo che un essere umano possa avere, e non è quello di far crescere soltanto il PIL del proprio paese a qualsiasi prezzo. E poi, a proposito della domanda che facevi tu sul tempo ciclico e sul tempo, secondo le teorie induiste della quadripartizione delle ere, siamo alla fine del Kali Yuga, e quindi l'era più pesante, in cui le energie più pesanti si manifestano. Come si fa a tornare all'età dell'oro? Qual è la porta che conduce da questo regno di energie basse a una percezione di ciclicità del tempo anzitutto e di uscita da questo imo della ciclicità? Ebbene, questo passaggio interiore, questo senso della corrente della vita di cui si fa parte, questo senso della propria
irrilevanza e nello stesso tempo della propria importanza, se si mettono le proprie energie al servizio di una causa più grande, apre la porta tra il tempo degli uomini e quello degli dèi, apre la porta per rifondare il tempo, apre la porta per uscire dal Kali Yuga. Come si riporta tutto questo? Uno vuol fare il politico. Io dico, adesso dirò qualcosa di profondamente impolitico. La nostra epoca è permeata di valori che vanno esattamente nella direzione opposta a quello che in modi diversi, ma con una convergenza di intenti, stiamo dicendo Stefano, Adriano ed io. Per fare il monaco tibetano e per essere ammessi ai gradi più alti della spiritualità, un mio amico che ci è passato ha fatto anche la deprivazione sensoriale, cioè è stato chiuso in una specie di bugigattolo senza luce per un mese intero per affrontare le sue forme pensiero e venirne a capo e distruggerle. E comunque i tibetani hanno il rito del Chod, che consiste nell'evocare le proprie forme pensiero e nel distruggerle. E padroneggiano l'arte di creare e distruggere le forme pensiero, ma soprattutto di riconoscerle, le proprie e quelle altrui. Mentre noi conosciamo tutti che cosa vuol dire l'inquinamento dell'aria o l'inquinamento acustico. Nell'inquinamento aereo non riusciamo a respirare, ci facciamo venire il cancro ai polmoni, nell'inquinamento acustico non riusciamo a sentire bene. Ma il tipo più terribile di inquinamento è quello delle forme pensiero violente, vendicative, aggressive, distruttive, che non sappiamo nemmeno, non abbiamo nemmeno il nome per dirle e per riconoscerle. Quindi, una delle cose che io farei fare a un politico è un periodo di deprivazione sensoriale e un esame delle sue forme pensiero da parte di qualcuno che le sappia vedere. E soltanto chi passa questo esame può fare il politico. Sto dicendo qualcosa evidentemente di provocatorio e di estremamente paradossale. Molto più praticamente l'educazione dei nostri figli e delle giovani generazioni dovrebbe passare attraverso un'esaltazione dell'idea di servizio, non di una riduzione dell'idea di servizio all'ultima e più umiliante delle attività che un uomo possa fare, esaltando invece il successo personale. Viviamo in una civiltà del bios e non viviamo in una civiltà della zoe. Quindi questo passaggio mi sembra quello a cui dovremmo tendere, sia per uscire dal limo del Kali Yuga in cui siamo confitti, sia per risolvere i problemi di cui abbiamo parlato relativamente al potere. Grazie. Stefano! Eccomi. Allora, mi riallaccio perché ovviamente sono in perfetta risonanza con quello che Alessandro ha detto. Perché un uomo dovrebbe voler fare il politico? Ok, se è in grado di manifestare lo spirito del servizio non ci sono problemi, però sono proprio i taoisti a mostrarci due casi. Prima di tutto i re che abdicano, ovvero coloro che capiscono che il miglior modo di condurre il potere è lasciarlo, lasciando la gente a se stessa nel senso buono. E l'altra parte, dare il potere a chi non lo vuole, a chi non lo vorrebbe mai, a chi lo prende recalcitrante, perché lì non c'è la fame del dominio, la fame dell'appropriazione, la fame parassitaria, no? Parassitica, non c'è il demone. Quindi è quasi un paradosso, però io oso dire noi vorremmo una forma iniziatica della formazione del politico, o innanzitutto una confessione da parte di chi ha quell'aspirazione su ciò che veramente è la sua ambizione. E quindi un filtro tale che basterebbe questo a rovesciare tutto. Ma ci sono altri aspetti. Per esempio, se vogliamo
parlare di antidoti sociali, una pedagogia della vocazione, poiché ognuno di noi ha un insieme di qualità che è nato per utilizzare per il, non solo il bene di tutti, ma del tutto. C'è l'urgenza fino da piccoli che ognuno possa incontrare e sviluppare esattamente le qualità scritte nella propria anima, volute dal proprio angelo, per poter generare un incremento di gioia e di bellezza. Persone che fioriscono nella fiducia, con la fiducia nel proprio sé dentro, disinnescano il potere da sé, non creano il magnete per il potere. Risolvere la paura in noi stessi, anche e in primis la paura più radicale, che è la paura della morte, e quindi anche da un punto di vista del corpo, reintegrare completamente il corpo nella nostra concezione, riconoscere per esempio il suo potere di autoguarigione e l'importanza di tutti, di tutte quelle vie antiche, tradizionali, che nascono con una filosofia di cura completamente basata sulla conoscenza, non la fede cieca, la conoscenza, la scienza dei poteri di autoguarigione, poiché in questo momento noi siamo soggetti non soltanto a una manipolazione psicologica o emozionale, ma letteralmente corporea. Il nostro stesso telefono, l'iPhone, misura il battito cardiaco, pretende di dirmi se sto bene o se sto male. Un establishment pretende di dire a me come gestire un corpo che elegge a se stesso. Quindi recuperare tutta quella che è la nostra capacità di autodeterminarci, prima di tutto a livello del corpo, capendo anche che cos'è un sistema immunitario, una relazione omeostatica, armonica uomo-ambiente, che esiste e che è biologicamente preconfigurata. E questa è una forma di libertà dalla mercificazione della salute, dalla sua industrializzazione, l'uscita dal modello tecnologico nella misura in cui è colonizzatore del corpo, e poi a salire chiaramente la capacità di determinare se stessi in una libertà creativa di pensiero ed emozione. Quindi c'è questa necessità di vedere dentro la struttura della paura e di vedere quali sono i tesori celati in noi stessi. Detto questo, l'altro antidoto che io vorrei sottolineare è lo spirito del gioco, dell'eros, perché non c'è niente di così scivoloso, di così impermeabile al potere quanto il gioco libero dell'amore, dell'eroticità intesa come una relazione intima con se stessi e con tutto. E quindi favorire tutte quelle zone autonome di libertà ed esperienza nelle quali noi possiamo giocare con noi stessi e con l'essere, e con questo, attraverso questo, lasciarlo fiorire. Perché dove c'è bellezza, il dominio non ha luogo. Dove c'è vera autonomia, il dominio non ha luogo. Dove c'è conoscenza di sé, nessuna mano trasparente, oscura, può allungare il suolo su di noi. Quindi io sono per questo tipo di anarchismo creativo, per la ricostruzione di questa capacità di creare bellezza da noi stessi, attraverso noi stessi, e condividendola a fare comunità. Ok, qui mi fermo perché vorrei lasciare spazio, perché potrei durare troppo, allora capisco che potrebbe essere il momento di fermarmi. E così, scusami, saremo immuni a tutti i virus del mondo. Intanto grazie. Adriano. Una frase sola vorrei aggiungere, cioè che antidoto alla forma negativa di potere è anche il senso dell'umorismo, riallacciandomi esatto. Sta dicendo lui. Dai Adriano, adesso diciamo la tua ricetta. Allora io prima ho sfogato perché c'è un po' di tempo, no? di attesa delle immagini, per cui proverò a essere sintetico adesso per prendere meno tempo di prima. Allora, accodandomi, per me è sempre un grande piacere fare le cose con Stefano e con Alessandro, perché mi risparmia un sacco di tempo, tutto quello che voglio dire lo dicono loro, quindi per me io sto beatamente, veramente siamo in perfetta sintonia. A parte gli scherzi, giustamente Alessandro ha parlato del Kali Yuga, no? Parlando di questi tempi ciclici. Io recentemente, grazie al nostro amico comune Stefano Alessandro Mazzi, che ieri ha fatto con te un bel intervento, pubblicherò sulla rivista Futuri proprio una sorta di breve saggio sul Kali Yuga,
E scherzando, dico sempre che chi nel Novecento ha parlato di Kali Yuga era tra i principali agenti del Kali Yuga, no? Perché spesso l'estrema destra più incendiaria, più violenta, agitava lo spettro del Kali Yuga. Per quello che riguarda, visto che io ho citato appunto il cinema degli anni 70, no? La Salomè di Carmelo Bene, Petri, Toto Modo e in realtà il monologo del Divo di Sorrentino è parimenti ispirato a Carmelo Bene perché è chiaro che Tony Servillo si sta ispirando a Carmelo Bene nella sua forma di recitazione monologante e chiaramente grande modello dei film di indagine sulla politica è quello appunto di indagine su un cittadino, di Toto Modo, eccetera. Parlando appunto di film che parlano del potere politico, non si può non parlare di Pasolini. La cosa che ha detto Stefano adesso dell'eros come anarchismo creativo contro il potere è stata proprio l'ispirazione della trilogia della vita di Pasolini. E Pasolini, facendo un po' quello che ho provato a fare io, in maniera ovviamente a livello diverso, cioè ispirandosi ai classici della letteratura, lui ha visto come, lui era molto sotto l'influsso di Marcuse e di Freud quel periodo, ha preso dal Decamerone, i racconti di Canterbury, Le mille e una notte, i grandi classici della letteratura, ha visto come la liberazione dell'eros potesse essere una forma di ribellione nei confronti, unica forma consentita, no, di emancipazione dalla macchina capitalistica. Purtroppo, come sappiamo tutti, Pasolini rimase profondamente deluso dal fatto che la gente andava al cinema a vedere le donne nude, senza capire la portata dirompente del suo messaggio, e quindi ha iniziato la trilogia della morte, per tragica ironia interrotta proprio per la sua morte. E il primo film è appunto proprio Salò, film per alcuni aspetti inguardabile, ma è che appunto una metafora violentissima del rapporto del potere con il popolo, che è un rapporto di violenza e un rapporto di oppressione. Per quello che riguarda l'antidoto, e concludo, è quello che proviamo a fare ogni giorno, nemmeno con tanta umiltà, ma con una certa determinazione, cioè quella di fare divulgazioni, di fare quello che viene chiamato debunking, cioè decostruzione di quella che è la macchina industriale, delle menzogne politiche. Con una battuta posso dire che mentre su figure come Andreotti o si possono fare delle opere letterarie che hanno una statura tragica, sui loro indegni eredi si possono fare soltanto delle violente satire di basso livello perché non hanno nemmeno la consapevolezza della propria ombra, ne sono completamente divorati. E allora, intanto grazie. Volevo leggervi alcuni commenti che sono arrivati dalla chat qui su Zoom e anche da Facebook. Innanzitutto l'espressione anarchismo creativo, Stefano, è piaciuta un sacco, per cui diciamo ci sono più persone che hanno detto che si ritrovano in toto con il concetto di anarchismo creativo che hai enunciato. E in realtà ci sono, diciamo, complimenti per tutti voi. C'è stato anche un commento anche più articolato di Laura, che leggo. Dice, prima si rivolge a Stefano dicendo: la tua riflessione sulla forma iniziatica di un politico è piaciuta molto. Dice, infatti, la vocazione vale per tutti i mestieri che hanno da fare con la comunità e la sua formazione. Medici, insegnanti, politici. In pochi oggi lo possiedono, molti pochi. Un approccio libero e olistico di ognuno di questi mestieri sarebbe utile. Grazie mille per la tua analisi, molto profonda e preziosa, che fa riflettere. E poi sempre Laura fa un commento anche ad Adriano dicendo: come sempre i tuoi commenti sono impregnati di cultura poliedrica, stimolante il rimando a Pasolini e ai film specifici. Un'ultima domanda. Questa sarebbe per tutti e tre: dove si vendono le boccette di questo antidoto? Ce n'è tanto bisogno. Ci sono anche tanti complimenti per Alessandro, per la visione che hai evidenziato. Ci sono persone, appunto, Mariangela dice, si ritrova assolutamente in linea, diciamo, con quello che hai detto. E poi c'era anche chi commentava che, purtroppo, riprendendo il tema trattato prima da Alessandro, le verifiche dell'anima prima delle elezioni non vengono fatte.
Detto questo, io inviterei chi ci sta seguendo e ha delle domande per Alessandro, Adriano e Stefano a farle qui su Zoom. Ecco, c'è una prima domanda. Perché non è possibile intervenire sulla comunicazione mainstream di questa pandemia? Ad esempio, aprendo un filone su un approccio olistico piuttosto che solo batteriologico. Chi vuole rispondere? Adriano, Stefano, Alessandro. Non so. Credo che sia il tema di Stefano. Ma sicuramente ho voglia di dire qualcosa, ma non credo che sia soltanto un tema mio. In questo momento credo che sia una domanda legittima, perché c'è una sofferenza molto, molto sentita. È stata creata questa polarizzazione molto forte che sembra, che mostra un qualcosa che non è reale, cioè la divisione tra la narrativa ufficiale da una parte e il cosiddetto negazionismo dall'altra, ok? E sono due realtà entrambe artefatte, entrambe non corrispondenti. C'è una grande quantità di spiriti liberi che in questo momento non si riconoscono in nessuna voce, che la stanno cercando e che con i loro strumenti stanno proprio indagando in questa direzione, ovvero nella direzione di comprendere un'epidemia e in generale il funzionamento della vita e della salute attraverso altri strumenti. Chiaramente fare questo rigorosamente non è facile, è quello che a livello più ampio cerco di fare da una ventina d'anni, perché la mia vocazione filosofica è diventata presto un'indagine sulla medicina antica e quindi sulle radici, se vogliamo anche storiche, di un olismo vero. Ma qui siamo davanti a un grande tabù, cioè siamo davanti a una mente collettiva strutturata sull'autorità dello scientismo e del tecnologismo. Quindi quel modello manipolativo a cui alludevo prima, che noi applichiamo a livello non solo del corpo, ma a qualsiasi livello, cioè quella filosofia della dominazione tecnologica di tutto, investe prima di tutto la salute e ne fa materia e ne fa mercato. Perché c'è questo? C'è questo perché la paura fondamentale è quella della morte, come accennavo prima, quindi prima ho gettato i semi. Quindi ogni volta che andiamo a toccare questo aspetto facciamo qualcosa di molto politico e facciamo qualcosa che fa molto rumore. Per questo io, pur condividendo molti aspetti di un discorso di decostruzione, sono stato molto attento in questo periodo a valorizzare invece perlomeno l'intento di chi cercava di mettere in discussione le strategie generali di narrazione e di gestione della pandemia da un punto di vista sanitario. Perché c'è proprio un'esigenza alla base di scoprire questa integrazione e questa unità a livello proprio del nostro abitare il corpo, la terra, no? Le relazioni fra esseri umani, la difficoltà anche di accettare un modello bellico, perché il modello virus contro corpo, come jet aerei che seminano bombe, no? E che sterminano corpi, è bellico, è militare, no? Quindi ha veramente la dominazione in sé. Quindi siamo davanti a una sfida di paradigma e alla possibilità di un grande cambiamento sociale che deve ripartire proprio da lì, proprio dalla rilettura di che cos'è un organismo. E su questo le tradizioni mediche orientali e occidentali, antiche, preindustriali, hanno tantissimo da dire. Però appunto la risposta alla domanda è che qui tocchiamo un tabù molto forte, per cui è necessario fare un'ottima divulgazione, è necessario essere militanti sul campo, ma è necessario anche guardarsi bene, perché è facilissimo venire mitragliati per il semplice fatto di mettere in discussione un'oggettività, si può essere perfino criminalizzati per questo, quindi pensiamo a che tasto sensibile sia. Però appunto è un grande tabù, perché dal punto di vista popolare c'è la paura della morte, da un punto di vista del potere c'è l'utilizzo della paura della morte ai fini di inoculare ovviamente una serie di meccanismi e di processi. Questo io non lo vedo come il grande complotto globale, lo vedo come l'espressione dei demoni collettivi e della follia delle varie forze che caoticamente si aggregano, ma l'effetto è comunque quello di strumentalizzarci
nel punto in cui come esseri umani siamo più vulnerabili. Quindi un'altra cultura della cura è veramente necessaria e dobbiamo essere insieme e dobbiamo comunicare e collegarci molto per non essere schiacciati in modelli che non ci rappresentano e venire liquidati. Ok, mi fermo. Grazie. Non so se c'è qualcuno che vuole fare delle domande. Alessandro? Volevo aggiungere una cosa. Prego. Ha detto Stefano, con cui mi trovo d'accordo, ed è che in questo nostro mondo scontiamo in questo momento qualcosa che, non, che sembra così un fatto quasi tecnico, ma in realtà è un dramma terrificante, ed è la tensione tra semplice e complesso. Cioè noi viviamo in un mondo estremamente complesso che richiede analisi complesse, che richiede discorsi complessi, che richiede modelli complessi. Assolutamente. Gli strumenti con cui si comunica al pubblico, cioè i mass media, richiedono per motivi di audience, per motivi di comprensibilità, per motivi di tempo, per formazione intellettuale poverissima di chi di solito si esprime attraverso i mass media, richiedono un'estrema semplicità. Quindi questo è all'origine del successo sia delle fake news, sia delle teorie complottiste, sia del negazionismo, ma anche di modelli belligeranti per affrontare la situazione, però tagliati con l'accetta, che non permettono al cittadino di capire la complessità appunto delle cose. E questo, secondo me, è il dramma che sta corrodendo dall'interno le democrazie. Sì, sì. Questo dramma semplice e complesso, perché le democrazie non riescono a raccontare, a narrare se stesse, vengono travolte da narrazioni semplificate e che tradiscono completamente lo spirito di ciò che accade, che, in cui il buono diventa cattivo e il cattivo buono, eccetera, eccetera. Il come le steghe di Macbeth. E così via. Quindi questa cosa che sembra un problema di hardware dei mass media, in realtà è un dramma, una tragedia, un dramma epico, questa tensione tra semplice e complesso. Perché mai il mondo è stato così complesso e mai è stato raccontato in modo così semplice. Ecco il successo delle teorie dei complottiste e delle fake news. Certo. Posso? Sara Caponi. Sì, no, vai, sì. Poi diamo spazio alle altre domande. Se Sara prego. Vuole dire qualcosa, magari le rispondo. Cioè, vediamo che cosa dice Sara. Ah, voleva intervenire adesso? Sara, volevi intervenire? Posso dire una cosa che mi è venuta in mente, che è un tassello che ora mi è ancora più chiaro rispetto a questo periodo, sì. In cui la dicotomia tra la versione rassicurante di un potere politico o la versione rassicurante rispetto alla paura della morte in questo momento storico da parte della scienza era molto chiara. Il focus sul potere di questa sera mi ha fatto venire bene chiaro che c'è un tabù rispetto al potere personale, cioè ci sono queste persone che, come diceva giustamente Stefano, vengono manipolate dalla loro paura della morte, è perché pensano che il potere va solamente subito dall'esterno, è qualcosa, una struttura che si rendono conto che è rassicurante solo se viene fornita da fuori. E io sono d'accordissimo su tutto quello che hai detto, io ho una formazione olistica, purtroppo ho visto che questa paura della morte ha creato una deformazione assurda anche da un'altra parte, cioè assisto purtroppo a una fioritura di polarizzazioni che è una cosa abbastanza pazzesca. Allora volevo ringraziarvi perché il focus proprio sul potere di questa sera mi ha dato una chiave di lettura ancora in più, cioè proprio la paura del potere personale, della versione buona del potere, della responsabilità di fronte alla propria paura, che era un tassello in più. Grazie. Grazie mille a te. Io volevo dire, rispondendo appunto a Stefano, cioè rispondendo, accodandomi a Stefano, Chesterton diceva: gli orologi possono dirci dove sono, ma non ci potranno mai dire che cosa dobbiamo fare col nostro tempo, no? Questa è la grande tragedia dello scientismo, che da un lato, per quanto io non sia hegeliano, assolutamente, però magari è stata una fase dialettica necessaria, no? Prima sì, l'illuminismo, sì. Poi lo scientismo, per spazzare via il campo da
millenni di superstizioni, però chiaramente ha decapitato di senso l'esistenza. Su questo discorso delle polarizzazioni, che chiaramente è la maledizione dei social network, perché al contrario di quell'agorà democratica che potevano essere, al di là al contrario del villaggio globale di McLuhan, essendo qualcosa comunque di fondato sul profitto, dopo 10 secondi sono stati aggregati e manipolati, e quindi noi assistiamo quotidianamente a un'atmosfera, soprattutto su Facebook, irrespirabile ormai. Non puoi veramente, non puoi scrivere nulla che dopo 4 secondi c'è un commento che dice: e allora, ah, però perché non dici questo, eccetera, eccetera, eccetera. E appunto anche, esatto, proprio la dualità, no? Sappiamo appunto noi che in maniera differente tutti e tre abbiamo una frequentazione dell'Advaita Vedanta, quanto in realtà la dualità sia illusoria. Io cito solo perché penso possa essere interessante, al di là del fatto che uno sia d'accordo o meno, già oggi con Stefano lo abbiamo commentato sul gruppo Amici di Tlon. È interessante perché oggi un articolo molto critico nei confronti appunto di questa rassicurante versione mainstream, e anche critico nei confronti dell'etichetta di negazionista appiccicata a qualsiasi critica verso, insomma, l'establishment, è stato scritto da Wu Ming, cioè non è stato scritto da un gruppo di ricercatori olistici, è stato scritto da Wu Ming, cioè dagli ultimi custodi, se vogliamo, dell'ortodossia ideologica di sinistra, senza avere magari quel tono un po' eccessivo che ha avuto, secondo me, un filosofo per altri versi stimabile come Agamben, che però magari forse ha preso un po' troppo la tangente, secondo me, quantomeno dal punto di vista espressivo. Wu Ming, che voglio dire, passa la vita a decostruire la propaganda di estrema destra, quindi non può essere certo accusato di fare del complottismo negazionista di marca trampiana, però allo stesso modo ha messo sul tavolo quelle che sono tutte le più che legittime perplessità, proprio da una prospettiva progressista e non da una prospettiva di delirio paranoide. Sì, questo è stato, scusami, entro Ma un certo. momento se c'è tempo, Sì. è stato provvidenziale anche per riparare un po' una situazione che c'era e devo dire che vediamo bene come tutte le definizioni in questo momento possano giocare a nostro sfavore e di come i social stessi strutturino delle forme pensiero autonome che poi creino stati d'animo di autentica sofferenza. È verissimo. Aggiungo per concludere che se veramente vogliamo risvegliare un movimento, consentimi di dire libertario, che sia integrale, che contenga in sé una componente spirituale, se vogliamo anche una componente esoterica, la messa in crisi del modello biomedico come tale e l'approcciarsi a una concezione olistica della salute e dell'essere è fondamentale perché altrimenti viene presa in carico, utilizzata, strumentalizzata, ma anche soddisfatta solo, da alcune delle forze in gioco. Abbiamo questa bella occasione, insomma, ecco, di fare le due cose insieme a molte altre. E in questo senso, questi sono tempi molto interessanti. C'era un commento che arrivava da Facebook, che vi voglio leggere perché si conclude appunto con una domanda. Intanto vi ringraziano per il tempo e l'impegno dedicati, serata densa di significati e di grande interesse, molto interessante la dicotomia tra complesso e semplice di Alessandro Orlandi, un punto di vista nuovo per me che apre nuove prospettive. Poi c'è una domanda, secondo voi che importanza può avere nella realtà che viviamo la capacità di sperimentare individualmente il buon senso nel vedere e influenzare le cose? Chi vuole rispondere? Puoi ripetere la domanda? La domanda è: secondo voi, che importanza può avere nella realtà che viviamo la capacità di sperimentare individualmente il buon senso nel vedere e influenzare le cose? Beh, è una domanda molto più profonda di quello che potrebbe sembrare, perché uno si deve chiedere che cos'è il buon senso. Il buon senso richiede una centratura.
richiede una specie di vaccinazione rispetto alle semplificazioni di cui parlavamo e quindi alle forme pensiero demoniche di cui parlava Stefano. La persona di buon senso di solito è descritta come una persona che ha i piedi per terra, cioè che ha una capacità di concretezza e di riconoscere la falsificazione dalla realtà. E il buon senso è fondamentale perché uno apre una televisione, fa zapping, vede 24 canali e riceve 24 ricette, tutte semplificate, nessuna delle quali è isomorfa alla realtà, ma sono, diciamo, delle distorsioni nel migliore dei casi possibili, delle ultra semplificazioni di qualcosa che è vero, e nel peggiore dei casi, se uno in questo momento sta in America e apre una TV trampiana, le elezioni ha vinto Trump. Sì. La persona di buon senso, si chiede come sia possibile che in 5 stati ci siano stati dei giganteschi brogli, eccetera, eppure ci sono centinaia di migliaia di persone convinte che quella sia verità e Vangelo. Quindi diciamo che il buon senso è un bene raro e preziosissimo con cui pesare la realtà ed è paragonabile a uno che gira in un ambiente inquinato da coronavirus e ha fortissimi anticorpi. Il buon senso è l'anticorpo per eccellenza. Quindi è Grazie. importante riuscire a guardare la realtà con buon senso, ma soprattutto conquistare il buon senso, che sono capacità razionali e capacità animiche insieme armonizzate. Non è una cosa così ovvia. Se posso fare una battuta, visto che prima ho citato la Salomè di Oscar Wilde interpretata da Carmelo Bene, lui prima di farla al cinema la fece a teatro, mi pare, nel 64. Ennio Flaiano fece la recensione, mi pare, di quello spettacolo e coniò il suo famoso aforisma paradossale, parlando di Carmelo Bene, che era un autore con i piedi fermamente piantati sulle nuvole. Quindi il fatto che il nostro buon senso potrebbe essere, come dire, essere, no? Coi piedi veramente, però in questa dimensione di connessione più elevata. Veramente bello. Allora, intanto grazie. Volevo sapere se c'era, ovviamente, come sempre, noi poi era prevedibile questa sera con tutti e tre insieme, avremmo sforato il tempo che immaginavamo, perché il tema è, come dire, declinabile in tanti modi e sono assolutamente sicura che vi siete anche contenuti. Cioè, poteva essere, eh sì, eh. E volevo sapere se prima di congedarci c'è ancora qualcuno che aveva delle domande per voi. Lo chiedo a chi è qui su Zoom e chi è collegato da Facebook. Poi avrete modo di, insomma, di leggere tutti anche sulla diretta Facebook tutti gli apprezzamenti che sono arrivati, che continuano ad arrivare. Vi ringraziano per il tempo appunto che avete dedicato a questo tema questa sera. Mi sembra di non vedere ulteriori domande. Io a questo punto vi ringrazierei di cuore per avere per Grazie a essere voi. stati pazienti. Aver retto nonostante la pessima connessione di questa sera, siete stati tanti. Grazie ai nostri nominauti, Stefano Riccesi, Alessandro Orlandi, Adriana Ercolani, che hanno accettato questo invito corale questa sera qui su Luminosa Coltiviamo Ciò che è Umano. Nulla, speriamo, sappiamo che insomma avremo altri appuntamenti individuali con voi e ne aspettiamo altri corali. Intanto per questa sera, grazie mille. Grazie per il tempo che ci avete Grazie a dedicato. tutti, grazie a te e grazie a tutti. Grazie Grazie, ci rivediamo presto. L'importante è avere la connessione più profonda e quella tutti i nominauti ce l'hanno. Adriano. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.